Raramente anche ulteriori versioni particolari di un orologio già conosciuto da molti anni possono essere interessanti e meritevoli di video. Accade molto raramente appunto. Questo è uno di questi casi e parleremo sia di un nuovo eh, Nomos sia di un nuovo Roman Gautier. Via con la sigla. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video in questo video parleremo di due varianti nuove di orologi già conosciuti uno è un no, una versione di un Nomos Tangente così particolare che mi spinge a parlarne e così bella anche e poi uno stupendo una stupenda nuova versione di, del grande classico ormai sportivo di Romain Gauthier. cominciamo con il Nomos, il nomos Rose Gold Neomatic tangenta eh, con il cosiddetto Langa Dial Dial, nuova edizione del Langa Dial. Allora, piccola premessa. Io non lo sapevo, ma negli anni 90 c'era stata già un'edizione di un Langa Tangente con quadrante bitonale, che era crema e quadrante bianco una colorazione classica molto bella. Questo perché? Perché il, tangan, il Tangenta riprende lo stile di alcune casse degli anni 30 e allora eh, Langanzon Lang aveva fatto dei quadranti di quel tipo, per la verità non solo Langanzon, anche tanti altri. Ora, eh, dopo tanti anni, Nomos ripropone una piccola serie di 175 esemplari, di questo orologio 175 perché continua con questa serie limitata il festeggiamento del 175 anniversario di Glasciutte, dell'orologia di Glasciutta con uh, la tradizione che poi si è creata. E tutti gli orologi del 175 hanno regolazione cronometrica. Ma come vedremo, in questa serie di 175 effetti c'è molto di più della regolazione cronometrica e molto altro andiamo a vedere di cosa si tratta eccolo qui cassa in oro rosa da 35 mm e 6,9 mm di spessore dei tangente 35 eh, col pneumatic come in questo caso eh, questo quadrante bicolore stavolta in rose gold colore rose gold è bellissimo eh, ci sono anche gli indici e le cifre che sono in eh, colore rose gold, anche la scritta Nomos pneumatica sono in rose gold, anche i piccoli secondi hanno lo sfondo in colore rose gold, è veramente stupendo, mentre la cassa è tutta solo in oro rosa. E qui abbiamo il DUV 3001, il calibro rotore centrale magnifico di Nomos con scappamento proprietario di soli 3,2 mm di spessore. L'unica nota un po' stonata di questo magnifico orologio, io ho, ho avuto il 35 mm con quadrante platino tangenta eh, con casso in acciaio, l'ho definito il dress watch ideale, cioè perfetto, è uno degli orologi funzionalmente più perfetti che abbia mai visto. Eh, il problema qual è che costa 8600 euro? Che non sono pochissimi, però una serie limitata c'è la regolazione cronometrica, ma non sono pochissimi. Certo, il calibro è bello, la cassa e il quadrante sono magnifici ed è chiaro che no, mosso ha voluto fare una serie più ricercata. Ma non vorrei che questa fosse anche la via per passare a un regime di prezzi superiore, timore che. Circonda Nomus da molto tempo perché tutti si chiedono come faccia a rimanere a prezzi così bassi come oggi. Speriamo di no. Speriamo di no, non me lo auguro di certo, però, questo è un bellissimo orologio, non è un orologio che oggi comprerei, ma perché ho altre mire di acquisto, ma è un bellissimo orologio e non si poteva far finta di niente. Ora invece passiamo al Roman Gauthier Titanium uh, Limited 5. Andiamo a vedere di cosa si tratta, è un gran bello orologio. Eccolo qui, si tratta della quinta edizione del, tatai, del Titanium Titanium uh, Edition uh, del Roman Gauthier, sì, la sua versione sportiva il suo orologio sportivo che a me è piaciuto tantissimo eh, quando l'ho visto dal vero da gmt e da allora mi è entrato in testa e non mi esce più questa è una edizione specialissima cassa in titanio 41 mm per 9,50 mm di spessore eh, abbiamo visto prima la versione in bargandi eh, rose eh, in, con cinturini in gomma bargandi poi abbiamo visto quella con cinturino eh, color beige, diciamo così. Eh, vediamo di descrivere meglio il quadrante. Il quadrante è in titanio, in color champagne ed ha tutta una lavorazione, una decorazione manuale, eh, un grenè manuale. Le sfere di ore e minuti, come su tutti i C type sono decentrate e quindi gli indici variano. Le sfere, gli indici e i numeri sono in oro bianco. Poi vediamo che i piccoli secondi hanno settori divisi in 5, di 5 in 5 color bargandi, cioè sempre color rubino. Ma le lavorazioni manuali non sono solo sul quadrante, perché come stiamo per vedere, vediamo ora, i ponti del calibro di manifattura sono... Eh, Frosted, Grenet, eh, sempre a mano. E ponti e platine qui sono in titanio grado 5 come la cassa. E guardate anche la corona Ore 2, non l'avevo detto prima, ma è un tratto caratteristico della collezione, Ore 1 direi, con eh, la gomma, l'inserto in gomma. È un orologio che non solo per pregio realizzativo, ma anche per bellezza del disegno della cassa, ma anche per bellezza dell'abbinamento dei colori, e in più aggiunge lavorazioni manuali davanti e dietro, e in più un rapporto qualità-prezzo molto molto buono, questa collezione C-Type eh, fa un insieme veramente notevole. Questa meraviglia è proposta in un'edizione limitata di 38 solo esemplari, 39.000 franchi svizzeri escluso tasse, che è comunque un ottimo prezzo per questo tipo di orologio, con queste lavorazioni manuali e il livello di Romain Gautier è veramente alto, calibro ovviamente di manifattura, ma casse quadrante spettacolari. Un bellissimo orologio, naturalmente ci sono solo questi 38 pezzi, ciascuno contrassegnato da uno di 38, quindi non c'è una numerazione individuale, questo è un difetto abbastanza grave. Dal mio punto di vista, perché bisogna fidarsi ovviamente molto del produttore, Roman Gautier. Comunque, ovviamente è molto serio e non avrebbe credo ragione di fare diversamente. Comunque, con questo vi ringrazio, vi saluto, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao, mettete like se vi capita! Eh.